In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché ha trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conceperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché io non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Sì, questo semplice monosillabo è la sintesi che ci può raccontare in maniera essenziale ma completa chi è Maria di Nazaret. È l'unica creatura umana del sì totale, continuo e incondizionato che sia mai stato detto a Dio, che l'ha ricolmata in maniera traboccante della grazia, fino a renderla sua madre. Checaricomene, piena di grazia, è il nome più bello di Maria, che le ha dato Dio stesso, per indicare che è da sempre e per sempre l'amata, l'eletta. Maria a questa parola si abbandona totalmente a Dio. La fa forse nella sua incoscienza adolescenziale, ma di sicuro si abbandona alla volontà divina, rendendosi serva, pronta a tutto. Si svuota completamente di sé ed è per questo che Dio può trovare dimora presso di lei. Lei è tanto assimilata a Dio fino al punto che lo genera, ovviamente per opera dello Spirito Santo, ma nel suo corpo e col suo consenso. E Maria, donna del sì, si dona a Dio, donando Dio all'umanità e alla storia. Ma il suo è un sì che non procura sconti, quanto piuttosto la pone nella stessa dimensione immolativa del Cristo suo Figlio, perché è un sì a una maternità misteriosa che ha fatto di lei un oggetto di scherno, di accusa. Sì ad essere discepola di Cristo fino alla croce. Alla scuola di Maria anche noi dobbiamo imparare a dire il nostro sì, fermo, totale, generoso e collaborativo. Ma contemporaneamente dobbiamo anche imparare a dire i nostri no al dilagante egoismo, alla facile discriminazione, alla diffusa disonestà, al prepotente sopruso, al riduttivo relativismo morale e alla vergognosa indifferenza ormai dilagante. Impariamo da Gesù, suo Figlio, il discernimento, che ci insegna ad usare il linguaggio e le scelte del sì e del no. Sia il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno,
dalla capacità di dire i nostri sì e i nostri no, dipende la nostra salvezza.